Stamattina Vanessa si è raputa. E chi è trasuto, ne? Chi si è assettato un coppo parapetta? Ecco una pizza a riso, ma guardata. Andevinata. A morte. Ci è voluto tempo per sapere che era morta in persona. Eh già, perché non era con l'occhio scafutato con tutti i rientri fuori senza naso, come sembra hanno detto che era morta. Addo, ma quando mai? Era una vicchiarella cunciulella, ma pareva la nonna, Sant'Anna. Era gnorsina faccia commigliata con la pelle sulla mente, ma una pelle rocolore da cera, che la cera che serve per cannella che si trovano giorno da cannellora, e due manelle che erano a meno l'ammunnata. Ma la giritta, ma pareva Sant'Anna. Mi è venuta a fa visita e mi ha detto: «Guagliunci!» Per una persona antica come essa, sono tutto guagliuncilla, vecchi e giovane. «Guagliunci, mo ci avemmo a fare spizza, a così a poca volta ci trovammo gusto, trasemmo in confidenza, in simpatia, fino a quando ti pigli sotto braccio e parlando te ne vieni con mica». «E va bene, Giritta, come siete simpatica, ma aspetta, quando è che ti fa comodo, che non ti ronca fastidio, che ti trovo libera, che potremmo parlare? Sempre meglio la domenica. E l'orario?» «Verso le 5:30, io sono mattinante». «Io», mi ha risposto, e le scappate a ridere. «Tengo troppo che fa, non dormo mai». «Viate a voi», e mi sono messo a ridere pure io. «Tu pure sei simpatica». «Grazie del complimento». «Aspetta», mi ha detto per tramente se ne sceneva coppo parapetta. «Che ti voleva ricere? Che mi scappate mente? O tengo un pizza alla lingua?» «Ah sì, mi sono ricordata. Quando venne a domenica, lascia la finestra aperta, sino tu giura. Io a rapa. Sparagnammo fatica. E se ne è scesa».